Caccia e azione! Siete pronti a conoscere l'arte, la cultura, la storia, la musica e le antiche tradizioni del borgo italiano abitato della poesia? Benvenuti a Recanati! Siamo nel cuore della regione Marche, nell'affascinante scenario della Riviera del Conero. Recanati viene definita la città di buon vivere. Ma perché? Recanati è la dimora della poesia italiana, è la città che ha dato vita alla poeta Giacomo Leopardi e la sua poesia si incontra in ogni angolo del paese, sui muri delle case, sulle porte, accanto alle finestre come un suo itinerario, dei luoghi tanto amati, dove ci si può immergere nelle sue liriche e trovare tutta la sua anima. Che emozione questo luogo! Salendo sul Monte Tabor, da qui è possibile perdersi nell'incanto delle colline e paesaggi circostanti. Una targa sul muro riporta il famoso verso del sommo poeta. Sempre caro mi fu questo ermo colle, ed era obbligo fermarsi in una silenziosa contemplazione. Il nostro viaggio continua ascoltando la musica di uno dei più grandi tenori italiani di tutti i tempi, Beniamino Gigli. Anche lui nacque in questo luogo pieno di magia. Questa è la dimora dell'arte, e sto parlando dell'arte che ha fatto la storia d'Italia. Ci sono tanti capolavori che ripercorrono un viaggio unico, dalla preistoria al medioevo, dal rinascimento fino a giungere il Novecento. E tra le opere sicuramente da ammirare è il capolavoro di Lorenzo Lotto con la sua Annunciazione, considerato un capolavoro del rinascimento italiano. Con la poesia nel cuore, prima di lasciare questo borgo c'è un altro itinerario da fare ed è quel gusto. Recanati vanta un'eccellente tradizione culinaria, da provare le paste fatte a mano, le specialità contadine e tutto accompagnato da una calda accoglienza e buon vino. Recanati, là dove nasce l'infinito. Contenuto realizzato grazie al contributo del Comune di Recanati per la valorizzazione del territorio.